Il cambio dell'appalto della vigilanza armata all'interno della sede del Consiglio regionale procura i licenziamenti dei dipendenti in servizio. Netta è l'opposizione del sindacato Cobas. Andiamo ad approfondire l'argomento. È storia di sempre, nonostante leggi, contratti e accordi, ogni volta che nel campo dei servizi c'è un cambio di appalto negli ambiti istituzionali, si finisce per perdere dei preziosi posti di lavoro. È successo spesso e anche questa volta, con il subentro nella vigilanza armata a Palazzo Daimmo, la sede del Consiglio regionale dell'Istituto Poliziotto Notturno all'Istituto Aquila. La situazione direi è tragica, perché comunque quattro guardie del Consiglio regionale del Molise sono state licenziate, perché la ditta subentrante che ha vinto la gara non ha riassunto nessuno, non si è degnata manco di sentirci chi eravamo, che nome avevamo, niente, assolutamente niente. Stamattina c'è un incontro in prefettura con la speranza che si dialoghi e vediamo un po' che succede. Immediato il riscontro del Cobas Pubblico Impiego, che ha proclamato lo stato di agitazione e attivato le procedure con il prefetto di Campobasso della prima fase del tentativo di conciliazione. L'incontro, diciamo, non l'abbiamo potuto esperire al massimo perché il poliziotto notturno ha avuto un impedimento riportato a problematiche familiari alle quali noi ovviamente ci associamo, non siamo sicuramente noi la parte che ostacola il confronto. E quindi ci siamo aggiornati a martedì prossimo. Nel contempo, invece, l'Aquila ha fatto sapere che non parteciperà più ad altri tavoli perché per loro il licenziamento è legittimo e teniamo a ribadire che è stato un licenziamento effettuato durante un blocco, quindi dei licenziamenti, anche se un cambio appalto, però questo nulla quaestio per la questione, per il fatto che ci interessa oggi e praticamente quindi non sarà più presente a questo tavolo che è un tavolo di conciliazione. E questa cosa qui ci ha un po', diciamo, offesi perché riunirsi in un tavolo istituzionale significa aver rispetto di chi ci convoca e in questo caso della prefettura. Nell'ambito dell'incontro sono stati esposti dal legale del sindacato le varie obiezioni e le motivazioni all'opposizione ad un licenziamento collettivo che viene considerato dai Cobas totalmente illegittimo. Daremo seguito all'azione stragiudiziale e alla futura azione legale. Ovviamente noi ci saremmo auspicati un comportamento più collaborativo al tavolo di conciliazione da parte dell'Aquila SRL, che invece ingiustificatamente, come giustamente e correttamente ha detto il sindacato, si è rifiutata di prendere parte ad incontri futuri. Noi abbiamo ritenuto di concedere questo rinvio a Poliziotto Notturno perché è parte sostanziale della problematica in quanto è la società subentrante. Pertanto noi vogliamo chiarimenti in ordine al rispetto del contratto collettivo di settore e vogliamo comprendere quali sono state le motivazioni che hanno condotto al provvedimento di licenziamento, ovviamente in una procedura di cambio appalto in alcun modo attivata. Pertanto ci riserviamo di proporre tutte le azioni, ma all'esito dell'incontro che si terrà settimana prossima.